Shipping Italy e Supply Chain Italy incontra oggi Davide Falteri, presidente del consorzio Global, con il quale vorrei parlare di autotrasporto, in particolare della ormai nota criticità della carenza di autisti. Voi avete inventato uno strumento, una piattaforma utile a favorire l'occupazione in questo ambito, quindi anche per le aziende trovare autisti che vogliano fare il mestiere dell'autotrasportatore. Ci racconti che cos'è Global Recruitment? Global Recruitment è una piattaforma che ha l'obiettivo di creare un match tra la domanda e l'offerta nel mondo del lavoro. È una piattaforma che abbiamo realizzato in partnership con Intempo e è una piattaforma che sfrutta quella che è la rete delle imprese che sono all'interno del consorzio e i rapporti consolidati che da una ventina d'anni portiamo avanti con la rete delle autoscuole del mondo UNASCA a livello nazionale. Questo rapporto è nato dal fatto che negli anni, avendo fatto tanta attività formativa per quello che riguarda i lavoratori del settore del trasporto sul territorio nazionale, abbiamo stretto sinergie con autoscuole, consorzi di autoscuole che sono diventati sia una base logistica dentro la quale fare i corsi, sia comunque un vivaio di quelli che possono essere docenti che vengono inseriti all'interno di percorsi formativi, di progetti formativi che andiamo a analizzare. Quindi abbiamo pensato di mettere a sistema questi due mondi, il mondo dell'autotrasporto e il mondo delle autoscuole, sfruttando questa sinergia che va avanti da molti anni e che si basa anche proprio sulla fiducia, perché qua comunque stiamo parlando di trattare un dato di una persona che diventa cliente di un'autoscuola, che deve essere inserito in una piattaforma che poi lo mette a sistema con le imprese del mondo dell'autotrasporto. Quindi diciamo che al di là dello strumento, che è uno strumento abbastanza semplice da realizzare, questo strumento, come tutti gli strumenti, si innesta invece su un tessuto che è dato da un rapporto consolidato da anni con imprenditori e del mondo autoscuole e del mondo autotrasporto. L'obiettivo è quello di far sì che i giovani che conseguono le patenti possano essere registrati attraverso le autoscuole o attraverso la loro stessa volontà di farlo all'interno della piattaforma, andando a censire la tipologia di patente superiore che hanno preso o di abilitazione al trasporto ad esempio delle merci pericolose, indicando l'area geografica nella quale chiaramente sono ubicati e nella quale chiaramente avrebbero preferenze di poter lavorare. Dall'altra parte noi abbiamo la richiesta da parte delle aziende di autotrasporto geograficamente localizzata, dove ci viene chiaramente richiesto quanti autisti, con quale tipologia di patente, con quale mansione chiaramente vorrebbero essere inseriti in questo mondo. Le aziende si sono lanciate all'interno di questa piattaforma e si sono censite nella speranza di ottenere oggi quello che a loro manca, ma questo è un dato nazionale che è sotto gli occhi di tutti diciamo, gli operatori del settore ed è un problema consolidato anche a livello europeo, questa carenza di personale viaggiante, ma soprattutto nel trasporto di truck, di mezzi pesanti. Perché carenza in questo settore? Perché è un settore che richiede un grandissimo sacrificio, richiede, a differenza del trasporto dell'ultimo miglio che viene fatto magari con veicoli più piccoli, richiede uno sacrificio perché occorre adattarsi ad uno stile di vita che non è per tutti, cioè al di là del fatto che alla base ci sia la necessità del piacere di guidare questi mezzi, però puoi stare via di casa dal lunedì al venerdì, magari dormire nelle piazzole di sosta oppure comunque permanere sulle autostrade per lunghi tempi anche a causa dei disagi che oggigiorno si sono verificati, l'ha fatta diventare una professione non più appetibile. Quindi, al di là del fatto che è sempre bello poter pensare a fonti di finanziamento che possono derivare da fondi europei piuttosto che iniziative messe in atto dall'albo degli autotrasportatori come è stato fatto 3 anni fa, oppure altre forme di finanziamento anche rivolte agli inoccupati, e quindi comunque sono sempre gradite ed importanti, oggi però bisogna anche farsi una domanda del perché le persone non vogliono intraprendere questa professione, quindi capire anche se sia il caso di aprire a strade diverse a questo punto che permettono anche di far entrare in Italia persone che magari sono più diciamo così attirate dallo svolgimento di questa professione ed inserirle in un contesto che oggi richiede
una risposta al mondo delle imprese, soprattutto le imprese che poi fanno parte dell'ultimo anello della filiera, che sono quelle dell'autotrasporto, che muovono comunque le merci, e una carenza di personale in questo settore vuol dire comunque un limite a quello che è lo sviluppo della logistica, della produttività, del fatturato, dell'economia del nostro paese. Il bonus patente nelle regioni in cui è stato introdotto in qualche maniera può aiutare secondo voi a risolvere questa criticità o meno? Ma sicuramente avere l'opportunità di avere finanziata la patente aiuta, perché avvicina anche quelle persone che probabilmente rimanevano distanti perché non avevano l'opportunità di sostenere il costo. Quindi benvengono iniziative di questo tipo, e la piattaforma nasce proprio per sviluppare iniziative di questo tipo, anche perché il vantaggio di una piattaforma di questo tipo è quello di poter geolocalizzare la richiesta e soprattutto finalizzarla all'occupazione. Noi non siamo molto favorevoli agli incentivi fino a se stessi, perché gli incentivi fino a se stessi rischiano quasi sempre di finanziare la patente a chi la prende, magari per metterla nel cassetto pensando che un giorno poi gli potrà venire bene. Noi questo non interessa, noi ci interessa fare qualcosa di concreto per un problema delle imprese dell'autotrasporto, che è quello di fornirgli quel personale viaggiante che oggi gli impone di tenere mezzi fermi o di non acquistarne altri. Visto che oggi la logistica si sta sviluppando e l'autotrasporto ha questa necessità, per noi è importante che il finanziamento della patente sia direttamente collegato all'occupazione, in modo che ci sia un rapporto di causa-effetto e che si veda un risultato che vada ad impattare in termini economici sulla filiera, quindi sull'intero settore, e non sia un semplicemente finanziamento della patente ad una persona. Il servizio, la piattaforma Global Recruitment di Consorzio Global, oggi che numeri ha e in quali regioni è attivo? Oggi è attiva in alcune regioni, che le devo leggere perché non me le ricordo a memoria, che sono il Piemonte, la Lombardia, la Toscana, l'Abruzzo, il Veneto, la Puglia, le Marche, la Liguria ovviamente. Queste sono quelle nelle quali diciamo che c'è più richiesto. Ovviamente la piattaforma opera su tutto il territorio nazionale. Aziende, se ne sono censite tante, sono circa 160 aziende di autotrasporto, ma stiamo parlando di aziende anche parecchio strutturate, quindi che oggi impiegano parecchi driver, quindi stiamo parlando di realtà che vanno dai 30 ai 400 lavoratori ad azienda. La carenza è veramente, veramente tanta. Il vantaggio di una piattaforma di questo tipo è che noi riusciamo a capire veramente quanti driver le aziende chiedono e in quali regioni, in quali aree geografiche. Questo è importante perché se si vuole fare una politica mirata all'occupazione ha senso iniziare da realtà di questo tipo, ad esempio attraverso questa piattaforma, attraverso appunto le autoscuole della rete UNASCA e attraverso Ramstad. Già da 2 anni stiamo attivando dei percorsi formativi su richiesta delle aziende che finanziano la patente a giovani che sanno che avranno una diretta occupazione. Poi chiaramente queste patenti finanziano in toto la richiesta di inserimento di driver nel mondo del lavoro, quindi molti di questi andranno ad occupare posti che fanno attività di distribuzione dell'ultimo miglio, quindi non i viaggi a lunga percorrenza. Comunque la piattaforma è al servizio di tutta la filiera. Ribadisco, la carenza però sta sui mezzi pesanti e sulle lunghe tratte, lì bisogna trovare probabilmente una soluzione di altro tipo. Sicuramente una copertura finanziaria per i costi della patente e anche un progetto chiaro di inserimento nel mondo del lavoro aiuta, magari non risolve, però aiuta. Ok, grazie mille. Concludiamo ricordando l'indirizzo web a cui si possono trovare maggiori informazioni, che è www.consorzioglobal.com/global-recruitment. Grazie ancora. Grazie a voi.